adesso funziona. Temo che la mia risposta metterà in dubbio la sua domanda, perché io penso che la globalizzazione sia figlia dello Stato. Comincio da un esempio. Lo Stato del Massachusetts, alcuni anni fa, scoprì che stava perdendo le sue coste perché il livello delle acque si alzava e fecero degli accertamenti e naturalmente riscontrarono che questo dipendeva dal riscaldamento, dal global warming, quello di cui si discute tanto oggi. Adottarono delle leggi. Domanda, ma voi pensate che lo Stato del Massachusetts possa affrontare un problema globale a livello nazionale? O non pensate piuttosto che se c'è un problema globale ci debbano essere delle soluzioni globali? Questo è il punto chiave per capire la globalizzazione, e cioè che la globalizzazione è figlia dello Stato. Lo Stato è rafforzato dalla globalizzazione, naturalmente anche condizionato dalla globalizzazione. Prendete la frase di Salvini: non li faccio scendere dalla nave perché così difendo il territorio nazionale. E lo difendo fino a che la comunità europea, l'Unione Europea, non mi dirà dove devono essere riallocati questi immigrati. La prima parte di questa frase è la parte di un sovranista, difensore dello Stato. La seconda parte è quella di un difensore del sovranazionalismo, cioè di qualcosa di opposto a quello che ha detto nella prima parte. Allora, se possiamo prendere Salvini come un esempio, lui è un buon esempio della contraddizione in cui siamo oggi, e cioè che la globalizzazione certamente condiziona gli stati, ma sono gli stati innanzitutto che hanno bisogno della globalizzazione. Ma scusate, ma voi pensate che dei singoli stati possano affrontare il problema del terrorismo globale, per esempio? Perché non l'hanno affrontato da soli? Perché hanno dovuto creare una commissione, un comitato sanzioni delle Nazioni Unite che decide quali sono nel mondo le persone sospette di terrorismo, passa questi elenchi che sono stati fatti all'interno degli stati, passati dai servizi segreti al comitato delle sanzioni, che li vaglia e poi li passa di nuovo alle forze di polizia statali. Insomma, quindi quello che io voglio dire è che noi abbiamo creato una falsa contrapposizione tra Stato e globalizzazione, che la globalizzazione è servita a espandere l'azione statale e ha consentito allo Stato di fare delle cose che non poteva fare prima e che naturalmente, come sempre capita, quando facciamo qualcosa, lo Stato poi si è a sua volta messo in una gabbia di condizionamenti, perché se ha voluto qualcosa prima deve poi rispettare le regole che ha adottato dopo. Io però avrei anche qualche altra considerazione sulla presentazione che sono state fatte, mi consente di farle? Certo. Ecco, io ho ascoltato con interesse le cose che ci sono state dette, ma vorrei contestare il modo in cui sono state impostate queste. Cioè, ho paura che trattando separatamente delle grandi tradizioni noi cerchiamo di disunire ciò che la storia ha unito. Voglio provare a spiegare. Disunire, cioè, le grandi tradizioni, le tre di cui abbiamo ascoltato delle parole bellissime in così poco tempo, che bravi che sono stati. Tocqueville, 1835, era un liberale. Attraverso l'Atlantico scopre la democrazia e scrive il primo libro sulla democrazia moderna, sulla democrazia contemporanea. 1942, Beveridge era un liberale, insegnava alla London School of Economics, che era il frutto del pensiero fabiano e socialista inglese, e scrive quello che viene chiamato il piano Beveridge, cioè quei due documenti da cui nasce lo Stato sociale. Che cosa vedete di insieme di tutte queste cose? Una declinazione in termini di diritti, tradizione liberale, un'affermazione della necessità che deve essere sentita la voce del popolo, tradizione democratica, e infine la necessità che bisogna assicurare delle condizioni minime di benessere,
istruzione, salute, lavoro, pensioni, che sono i quattro capisaldi del pensiero. Allora, la mia domanda, che sono i quattro capisaldi del pensiero laburista e del pensiero socialista, diciamo. Non si fida lui. No, il problema di fondo è il pensiero socialista. Badate bene che se voi leggete il manifesto di Marx, il manifesto del comunismo 1948, voi trovate l'Antesignani, i predecessori, trovate tutto quello che poi Beveridge ha fatto, cioè lì dentro, salvo la proprietà collettiva dei mezzi di produzione, c'è tutto quello che sta nello Stato italiano, nello Stato tedesco e così via. Noi le abbiamo realizzate queste cose. Allora, mi appello a Croce. Perché Croce nel 1942 scrisse quel librettino "Perché non possiamo non dirci cristiani"? Ma perché queste tradizioni sono diventate parte di un edificio comune. Non le possiamo più staccare l'una dall'altra. La tradizione liberale, la tradizione democratica, la tradizione socialista, nella quale si innesta in Italia ovviamente in maniera potente la tradizione popolare, sono tre tradizioni che oggi fanno parte di un edificio soltanto. Perché noi diciamo che Orbán, quando parla di democrazia illiberale, dice una cosa che è una contraddizione in adiecto? Ma per un semplice fatto, perché la democrazia è semplicemente il secondo piano di un edificio. Avete mai visto il secondo piano librarsi nell'aria senza il primo piano, che è quello delle libertà? E avete mai visto che si possa realizzare dei principi di socializzazione, cioè quei principi del piano Beveridge, senza la democrazia? Avrebbe mai potuto... Voi pensate che il Servizio Sanitario Nazionale 1978 avrebbe potuto essere realizzato dal fascismo? Per fare quello ci doveva essere la democrazia, perché quella era l'esigenza della collettività italiana, che si poteva esprimere finalmente dal 1946, si poteva esprimere mediante libere elezioni, e attraverso libere elezioni ha fatto la scuola media 1962, 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, che sono i due punti di passaggio fondamentali della storia italiana recente. Ecco, quindi finisco questa mia plaidoyer per una visione unitaria di queste tradizioni. Il mio timore è che in questo momento noi, come dire, siamo arrivati a un punto in cui non riusciamo più a fornire delle idee fondanti. Quando dico idee fondanti mi riferisco a quella cosa che i politologi chiamano l'offerta politica. Se voi ci pensate bene, guardate bene qual è l'offerta politica che viene fornita oggi da qualunque partito. Sanno dire una sola cosa: diminuire le tasse. Va bene, una sola cosa, una voce dicente è questo. Nessuno che dica che a seguito di quella diminuzione delle tasse si chiede quante scuole si chiudono e quanti ospedali si chiudono, e nessuno che dica se vogliono, come dire, diminuire le tasse a qualcuno e aumentarle a qualcun altro, a chi vogliono diminuirle e a chi lo vogliono aumentare. Questo è il vero problema che noi oggi dobbiamo affrontare, cioè riscoprire delle idee fondanti, perché senza quelle idee fondanti tutto non esiste offerta politica. E ogni ospite è buono, ogni forza politica è buona. Scusate questo plaidoyer.